Praticamente questa cartina mostra come l'Italia durante la sua epoca coloniale, incitata molto da Mussolini, abbia appunto conquistato dei territori della Somalia e l'Eritrea, andando a formare l'Africa orientale italiana. Qui appunto ha conquistato anche la Libia. Appunto in questa costruzione vediamo come ci sia l'aquila che durante l'epoca dei Romani soprattutto significava un segno di vittoria, quindi in questo caso un segno del fascismo. Perché appunto magari possiamo vedere che questa struttura ci dà la sensazione di un punto importante del fascismo, la guerra, che era il vertice della propaganda.